giornata. Passiamo invece alla Coppa UEFA, cominciando dalla vittoria della Roma contro il Brandi. Aveva pareggiato 0-0 all'andata la formazione giallorossa, c'era Ciarrapico e la signora Viola in tribuna, e va in vantaggio la Roma nel primo tempo alla mezz'ora con Rizzitelli, dopo aver subito a lungo una certa supremazia territoriale da parte della formazione del Brandi, che al quarto d'ora della ripresa su questo in contropiede, poi c'è un autogol di Comi che Nela non riesce ad evitare. L'1-1 dopo la 0-0 dell'andata premia i giocatori del Brandi, ma arriva il gol di Rudi Feller a 2 minuti dalla fine, che dà la qualificazione alla Roma che centra la sua terza finale. In finale affronterà l'Inter.